Innanzitutto si conferma come davvero l'inizio della stagione della moda. L'anno scorso abbiamo contato più di 150.000 persone nelle strade. In un momento in cui si parla molto di inclusività e di apertura, Vogue for Milano è il momento in cui i marchi di moda possono davvero incontrare un pubblico largo che nell'arco di questa serata festeggia appunto l'inizio della stagione. L'edizione di quest'anno in particolare è dedicata alle parole, ci sembra che in questo momento storico alle parole vada data la loro giusta considerazione, il loro giusto ruolo, e quindi attorno alle parole abbiamo costruito tutta una serie di attività che andranno ad animare il centro della città in maniera ovviamente molto interattiva, perché chiediamo poi a tutti i partecipanti di dirci quali sono secondo loro le parole che in questo momento vanno salvate. Milano, anche con le Olimpiadi, è sempre di più un po' il centro del mondo, sempre a essere. Voi come numeri cosa vi aspettate? Avete fatto una stima? Sì, Milano è sempre più al centro, tanto che appunto 3 anni fa abbiamo cambiato il nome, quella che si chiamava Vogue Fashion Night Out si chiama Vogue for Milano, proprio per ribadire quanto il legame con questa città è indispensabile. I numeri sono difficili da stabilire, molto dipende da una serie di fattori, non ultimo quelli climatici, ma ci teniamo moltissimo a salvare questo appuntamento e a farlo crescere, perché è davvero un momento di apertura inclusiva e democratica di cui pensiamo che i marchi in questo momento abbiano davvero bisogno.